bisogna dire grazie anche a loro. Ancora con le immagini sul primo, sul battistrada, intanto siamo già con le immagini fisse, le alza già le braccia al cielo, indica il numero uno come a dire ce l'ho fatta, un piccolo scherzo con qualche dirigente e ce l'ha fatta, Stabia Dover a indicare che lui ce l'ha fatta, vince Matteo Regnanti il primo trofeo. Mozzumano Valdibrana si aspetta la volata per il secondo posto, davanti c'è Galli ma parte subito Guido Draghi, più fresco e anche più forte. Oggi lo Stabia ha fatto un grandissimo lavoro, ma occhio a Lorenzo Magli, occhio a Lorenzo Magli perché può risalire, si ferma un attimo Draghi, si fa colpire di sorpresa ed è Lorenzo Magli della Fosco Bessi in seconda posizione davanti a Guido Draghi dello Stabia. In quarto è arrivato Emanuele Galli della Franco Ballerini davanti a Gregorio Butteroni, quinto sempre Franco Ballerini, sesto è arrivato ora abbiamo visto David Sebastian Caciamini. Matteo Regnanti, Stabia Dover, una vittoria bellissima, siete andati via già sul San Baronto, poi alla fine siete rimasti in due, te Magli, un forcing e sei riuscito a staccarla e arrivare da solo. Sì, sapevo che oggi c'era Tiberi che era non una ma due o tre marce in più, quindi per vincere bisognava per forza anticipare, sono riuscito ad andare via con un gruppetto abbastanza ampio. Siamo andati via, insomma, un gruppetto abbastanza ampio, si è avuto grande collaborazione. Poi sul vinci, andando regolare, siamo andati via in due. All'arrivo era dura, perché in due fa 30 km era molto lunga. Poi sapevo che era più veloce di me, quindi lo dovevo staccare sullo strappo. Non ho nemmeno avuto bisogno di scattare, ho fatto un po' di forcing e sono riuscito ad andare via. Qual è stato il momento magari decisivo per te in questa corsa? Penso proprio lo strappo, cioè... Per arrivare allo strappo stava molto dura, poi lo strappo a tutta, poi ho fatto una crollo fino all'arrivo. A chi si dedica questa vittoria? La dedica va a tutta la squadra, che era un periodo pedalavo bene, però non riuscivo a fare risultati, ma comunque sapevo che pedalavo bene e prima o poi sarebbe arrivato un gran risultato. Quindi la dedico alla squadra e poi a una mia amica che sta passando un brutto periodo di salute. Quindi spero si rimetta presto e torni al meglio. Lorenzo Magli, Fosco Bessi, un secondo posto tutto da incorniciare. Siete andati via già sul San Baronto, eravate andati via, poi questa ennesima salita sei rimasto da solo con il ragazzo dello Stabia, poi alla fine ti sei giocato questo podio. Sì, dopo una lunga fuga sulla penultima salita che poi portava all'arrivo, ho provato a reggere Regnanti ma è andato via. E mi hanno recuperato dietro e ho fatto la volata e ce l'ho fatta fare secondo. Era un percorso molto duro, soprattutto nel finale dove c'erano diverse salitelle che potevano far male, te ti aspettavi o magari speravi di poter magari reggere ancora un po' sul Draghi? Ho provato ma non c'è stato niente da fare, è andato più forte. A chi si dedica questo secondo posto? Ma si dedica alla squadra, alla famiglia, a tutti quelli che mi supportano e mi aiutano. Guido Draghi, Stabia Dover, tu quest'anno avevi già fatto dei risultati importanti, anche la vittoria. Oggi era un percorso durissimo, siete andati via sul San Baronto con un gruppo, ti sei ritrovato dietro al tuo compagno di squadra, hai fatto gioco di squadra e poi hai colto questo terzo posto. Sì, il gioco di squadra l'avevamo pianificata, non posso dire altrimenti. Volevamo venire via in piana, portare via una fuga e cercare di anticipare il San Baronto, perché in salita ovviamente non siamo più forti e... Siamo contenti perché abbiamo portato via una bella fuga, stavamo bene sia io che Regnanti, ci siamo parlati, abbiamo capito e studiato un po' come fare il San Baronto e direi che la tattica è andata bene.